L'ora della verità, trama, terza puntata. Minacce contro Palma e Paul. Attraverso diversi tuffi nel passato, nell'ora della verità i telespettatori riescono, in questa terza puntata, a ricostruire ulteriori dettagli su ciò che è accaduto ai genitori di Clotilde. Quest'ultima però continua ad avere molti dubbi e a non riuscire più a convivere con il suo passato. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. L'ora della verità, dove eravamo rimasti? Clotilde continua a tentare di ricostruire la verità sul suo passato e si rende conto che sua mamma Palma non è stata investita dal furgoncino nero. Inoltre, Lydrissi inizia a prendere in considerazione l'ipotesi che suo nonno Cassano sapesse qualcosa della vicenda. Ricostruendo il passato, Clotilde viene a sapere che suo padre Paul riceveva molte minacce. La donna viene anche a conoscenza dell'identità di Salomè, una ragazza che si era avvicinata molto a suo padre prima del dramma. Dopo aver ottenuto il fascicolo che parlava dell'incidente e aver saputo che l'auto era stata manomessa, Clotilde decide di incontrare il suo padrino, Cesar. Lui potrebbe saperne qualcosa perché si era occupato della questione. Cesar non vuole dire nulla e così Clotilde se ne va, per poi tornare a distanza di qualche giorno. Lydrissi trova così il corpo del suo padrino privo di vita. Forse l'uomo sapeva troppo? L'ora della verità, trama, terza puntata. Incidente per la figlia di Clotilde. Si inizia con un ritorno al passato che porta nuovamente la storia nel 1994. Palma è serenamente nella sua casa, ma dopo aver sentito dei rumori va a controllare dietro la porta, facendo una sconcertante scoperta. Qualcuno ha lasciato delle bambole inquietanti vicino a casa sua, con la foto della loro famiglia. È evidente che si tratti di una minaccia e Palma avverte il pericolo sempre più forte. Cassano intanto viene liberato dopo essere stato in carcere e decide di proporre a Basile di rinunciare alla costruzione del loro albergo. L'uomo vuole inoltre che Paul e Salomè vadano a vivere insieme. Intanto anche Paul si sente molto minacciato quando trova una sua fotografia che lo ritrae con un bambino in braccio. Quale segreto nasconde l'uomo? Palma intanto si trova sempre peggio insieme a suo marito e si avvicina così a Natale, un uomo misterioso che vive come un eremita, in compagnia solo dei suoi animali e della natura. Nel 2019 Valentine, figlia di Clotilde, cade in mare durante un'arrampicata sportiva. È Orsu, uno strano uomo che le gira sempre attorno, a salvarla. Agitata dall'evento, Clotilde fa anche un'altra sconvolgente scoperta. Valentina è caduta perché la sua imbracatura è stata tagliata. L'ora della verità, trama, terza puntata. Clotilde trova la collana di Palma. Palma decide di provare a salvare il suo matrimonio e cerca di non cedere ai corteggiamenti di Natale. L'uomo la porta a vedere i suoi delfini, ma lei prova ad avvicinarsi a Paul. Palma però incontra Salomè. Quest'ultima va fuori dai gangheri per aver conosciuto la moglie del suo amante e così si reca da lui minacciandolo. Paul è costretto a trascorrere una notte da Salomè, che si dimostra molto aggressiva e violenta. Nella casa di quest'ultima l'uomo vede un ragazzino riposare. E il bimbo della foto potrebbe essere suo figlio? Quando Paul torna, Palma lo accusa di averla tradita, ma lui nega tutto. Nel 2019 Clotilde trova improvvisamente sul letto di casa sua la collana di Palma. Chi l'ha messa lì? Intanto vengono identificate le impronte digitali di Orsu sull'imbracatura sabotata di Valentina. Voi che cosa ne pensate? Cosa c'è dietro l'enorme mistero della famiglia di Clotilde? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.